La protesta deriva dal fatto che ieri c'è stato un brusco cambiamento rispetto ai programmi iniziali. La proposta del governo era quella di portare in questo residence circa 2.000 richiedenti asilo. Chiaramente, nel momento in cui abbiamo saputo poi che venivano le persone sbarcate da Lampedusa, tutto questo è sembrato una beffa. La cosa strana, non ci sono donne, sono tutti uomini. La presenza è provvisoria, che loro non intendono rimanere in Italia a Mineo, che vanno in altri paesi europei. La Croce Rossa ha promesso loro i documenti. La Croce Rossa ha incoraggiato loro di partire. La popolazione è preoccupata per queste persone perché non sappiamo che tipo di persone sono. Dove sei tu? Afghanistan. We come here to stay here because we have too much problem in our country. In future we make life here. Yeah. We want to make love here, life. Ma ci hanno detto una bugia, noi aspettavamo rifugiati politici. Ma tunisini, turchi, marocchini, egiziani, da tutto il mondo stanno arrivando. E i rifugiati dove sono finiti allora a sto punto? La verità è che molte di queste persone simpaticamente cercano di cominciare ad avere contatti umani con la nostra popolazione. Altri si aggirano un po' con aria minacciosa nelle nostre campagne e nel nostro paese. E quindi chiaramente c'è un'atmosfera di diffidenza, di preoccupazione. Fino a arrivare in Giammenio c'è il porcile nelle strade dopo la torre Chiarare, due borsi spazzatura che hanno la quota dei 50 anni che sono da becchiera, bottiglia, donne che mi hanno su peggio dei piedi. Più c'è la rete di qua, è due pezzi, è tagliato, non ho visto niente, ne ho visto uscire io parecchie. Chi sono queste signore? C'è la rete tagliata. C'è la rete tagliata? Sì, qua, due posti. Ci sono donne in campagna sole che stanno in campagna, si presentano queste persone, 3, 4, 5, che cosa fanno? Questo è il problema, perché poi non è che sono controllate. Chi ovviamente ha volontà di sconfinare, di andarsene, lo farà comunque.